ospitato il BiblioHub, è rimasto da noi per circa 10 giorni e abbiamo avuto l'opportunità di scoprire il tesoro nascosto dentro questo meraviglioso scrigno. È stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza che potrei anche circoscrivere in un'unica parola, la parola condivisione. Condivisione di idee, di progettualità, di attività. Abbiamo voluto definire il BiblioHub come il cuore pulsante di una comunità. The time's beginning strong. Next time I will do the same. I will do the same with you, my friend. Not to someone else. Sono Angelo e siamo a Rosarno, nello spazio che ospiterà Faro, Fabbrica dei Sapere a Rosarno. E Faro nasce come risposta alla chiusura della biblioteca comunale avvenuta nel 2016. Oggi apriamo lo spazio per ospitare un evento legato al mondo del bambino e per ospitare BiblioHub. È stato molto curioso vedere le reazioni dei bambini e delle persone di Rosarno nel vedere questa struttura che arriva qui in via Umberto. Not enough. Next time I will do the same. I will do the same. Sono Gilberto Floriani e mi occupo delle attività culturali di questa struttura, questo polo culturale di Santa Chiara che ospita la biblioteca del sistema bibliotecario libonese. Ho contribuito alla sua formazione, sono stato direttore per molti anni e adesso da pensionato continuo a collaborare volontariamente per cercare di mantenere in piedi l'attività di questa struttura. È una biblioteca che si pone problemi anche di vita democratica nella città nella quale operiamo e più in generale nel territorio. È una piccola biblioteca mobile con un'architettura particolare, con un design avanzato che ha lo scopo di portare libri nelle periferie. Noi in Calabria non abbiamo delle periferie metropolitane, siamo periferici noi stessi, siamo la periferia dell'impero, siamo le periferie della nostra Europa. Noi bibliotecari sentiamo molto il peso di questa promozione, di questo sviluppo delle biblioteche anche in periferia. E tutto ciò che può far rete, che può essere un momento di diffusione del valore, del ruolo delle biblioteche, è una cosa molto molto importante, molto bella. Io mi congratulo con il BiblioHub, poterne avere uno per regione, per poter spostare questa nostra passione, che ovviamente è diventata una militanza, ecco. Sarebbe avere un grosso vantaggio per raggiungere anche quei paesi dove le biblioteche proprio non esistono. Season pass, but all the memories not gone. Still like a stone under rain. With another one living to grow. Just like a stone around your friend. Looking back, smiling and thinking how it's far. Maybe art is in a brain. Credo che uno dei motivi per il quale il sindaco mi ha voluta in questa città è perché questa è una città che non ha biblioteche comunali. Il posto in cui ci troviamo è un grande convento, in questo momento siamo dentro la chiesa del convento, che è una chiesa sconsacrata. In questo complesso noi abbiamo voluto inserire la prima biblioteca. Quella biblioteca viaggiante nel suo piccolo contiene tutto quello
che potrebbe contenere una biblioteca molto più grande. Next time I will do the same. Progetto di Viap deve raggiungere le periferie, cioè deve andare lì dove le biblioteche non hanno questi servizi e sensibilizzare gli amministratori, la cittadinanza, il territorio, alla consapevolezza e anche alla curiosità di vedere qualcosa che si muove, che è simile ad una biblioteca e che in realtà dovrebbe essere un servizio necessario per tutti gli utenti di tutte le comunità. La prima impressione è molto molto bella, perché intanto ce n'è un'idea, diciamo, dinamica della cultura, no? La cultura in movimento, la cultura che si muove, decisamente un bel concetto. Questo è il BiblioHub che stiamo portando in giro per l'Italia. Quello che vogliamo documentare è proprio questa realtà di biblioteche che esistono e resistono. E noi vogliamo aggiungere a questo racconto l'altra esperienza che nasce proprio da questa realizzazione, da questo BiblioHub che si è reso possibile grazie al concorso di tanti soggetti, cioè che mettendosi insieme le cose si possono fare, possono crescere, possono svilupparsi. Sono Lino Daniele, assessore alla cultura del Comune di Napoli. Sono qui a bordo di BiblioHub che passa in visita nella nostra città. Lo scopo del gioco è quello di catturare il pubblico alla lettura e di raggiungere le sedi, soprattutto periferiche, che non sono servite da biblioteche. E allora, buona biblioteca a tutti. Laddove c'è una biblioteca, c'è uno spazio, ci sono famiglie, c'è una società che vuole vivere attaccata alla cultura. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Siamo qui a Scampia, la sensazione che ho avuto e le emozioni che ho avuto sono tante, ho incontrato una realtà vitale, vivace, pronta a combattere e a resistere in un luogo difficile e pronta anche ad accogliere una biblioteca che è itinerante, che dimostra di poter uscire dai suoi luoghi istituzionali e di essere un luogo non soltanto di cultura ma di socialità culturale, dove le persone possono stare insieme, possono fare comunità e condividere. Ci occupiamo della Biblioteca di Scampia, una biblioteca nata a gennaio del 2018, un progetto triennale che vede la nascita di una biblioteca all'interno di un quartiere dove c'è voglia di riscatto sociale. Noi ci troviamo all'interno dell'Officina delle Culture di Gelsomina Verde, un ex istituto scolastico, prima servito come deposito di armi. I tossicodipendenti venivano qui nella piazza di spaccio più grande che c'è, compravano l'eroina e venivano qui, dormivano qui e vivevano qui. Quello che noi cerchiamo di fare qui tutti i giorni, oltre a far conoscere una realtà mai vissuta dal quartiere, una biblioteca, oltre a far conoscere ai bambini il significato e l'importanza che può dare la scuola, l'istruzione, l'educazione, la cultura, ci occupiamo proprio di andare a prelevare questi bambini per strada, li portiamo qui e cerchiamo attraverso dei laboratori di incuriosirli, fargli capire che leggere non è scocciante, ma leggere può salvare la vita. Siamo a Roma nell'ambito della giornata Biblio Pride, in cui viene presentato il Biblio Hub alla Biennale di Architettura del 2016. Erano stati presentati dei progetti e uno di questi progetti era appunto quello di pensare a una biblioteca mobile che potesse quindi andare nelle periferie delle città. Ho preso i contatti con la presidente Enrica Manenti dell'AIVE e con l'architetto Mosco Giuri, che aveva progettato questo mondo. Ho lanciato l'idea che potessimo, come CSBNO, contribuire alla costruzione di questo strumento. Il BiblioHub si fermerà a Roma per qualche tempo prima di proseguire il suo viaggio per il resto dell'Italia, con la collaborazione delle altre sezioni regionali dell'Associazione Biblioteche. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh.
calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, I'm falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, I'm falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.